L'Onigo ha detto addio a frate Emilio Romeri, dei frati minori del convento di San Daniele. Amato e stimato dall'intera comunità, lascia un vuoto incolmabile tra chi lo aveva conosciuto, tra chi si era avvicinato a lui, tra chi aveva fatto tesoro dei suoi consigli. Uomo di preghiera, spirituale, grande confessore e scrittore, ha passato gli ultimi giorni nell'infermeria provinciale di Saccolongo, per poi ricongiungersi con i suoi confratelli nell'estremo saluto, che così lo ricordano. Un frate che ha cercato di essere in tutti i sensi minore, piccolino. E più diventava piccolino, più il Signore lo faceva diventare grande agli occhi di tutti, grande nella testimonianza, grande nella fede vissuta, grande nel dono che è stato per tutti quanti lo hanno conosciuto. Un frate, Emilio Romeri, amante della natura, bella e preziosa, dell'uomo, immagine e somiglianza di Dio, uomo che non giudicava ma accettava così com'era, amante del silenzio ed uomo di poche parole ma facile al sorriso, anche nella difficile fase della malattia. A salutarlo oggi l'intera comunità, chi in chiesa, chi all'esterno del sagrato, chi via Facebook. Ti salutiamo con le tue stesse parole che pronunziavi spesso, con un braccio alzato e con il tuo bel sorriso. Ciao uomo, diceva, ciao uomo, non aver paura, coraggio, vai con Dio, sii felice in eterno e per sempre.